Buonasera e benvenuti a questa seconda edizione del TG di Newsmarket.it. Iniziamo subito partendo dai titoli. Grave incidente stradale in A14, muore un bambino di 11 anni. Viaggiava con 7,5 kg di eroina nell'auto, scoperto al porto di Ancona. Incendiata l'auto di un rappresentante di commercio a Pesaro, è dolo. Frana dell'Ardizio, la regione vara un contributo straordinario, 600.000 euro per la messa in sicurezza. E allora subito i collegamenti dalle nostre redazioni locali, partiamo da quella che riguarda la provincia di Ancona e quindi ci colleghiamo subito con Chiara Principi. Grazie per la linea. Sul suo blog Beppe Grillo torna ad appoggiare il candidato sindaco di Ancona, Andrea Quattrini, scrivendo che l'economista Mauro Gallegati attacca Quattrini con inesattezze. Il PD, dice Grillo, vorrebbe impedire in tutti i modi che il movimento di Ancona vada al ballottaggio. Il leader del movimento è atteso nella città capoluogo mercoledì sera in piazza, dove incontrerà anche una delegazione degli indignados spagnoli. Droga, un albanese di 34 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Ancona dalle Volanti in collaborazione con i colleghi di Bari per traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo bloccato in porto trasportava 7,5 kg di eroina. È tutto a te. Ed ora una notizia che riguarda la provincia di Macerata, perché si arricchisce di una giornata di eventi dedicati a Beniamino Gigli con concerto serale il 21 luglio all'Arena Sferisterio, il 49esimo Macerata Opera Festival, in programma dal 19 luglio all'11 agosto prossimi. È presentato proprio oggi ad Ancona in una conferenza stampa a celebrare sul palco in tenore recanattese. Ci saranno Daniela Dessì, Fabio Armiliato e Carmela Remigio assieme ad Achilles Machado, Roberto Scanduzzi e Nazareno Antinori. Ed ora ci colleghiamo con la redazione di Senigallia. Da Radio Velluto c'è Alberto Olivieri. Ben ritrovati. Ieri mattina un incendio ha danneggiato due trattori e la struttura all'interno della quale erano custoditi. È accaduto nei pressi di via Montebianco, zona Grazia. Sull'accaduto indagano i carabinieri, partendo proprio dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco. Non si esclude la matrice dolosa. Forte apprezzamento per la volontà dei tre comuni, Ripe, Monterado e Castelcolonna, di fondersi in un unico ente. Questa è la posizione degli industriali del Senigallese convocati dai tre sindaci in questione, che hanno loro esposto il progetto di fusione, oggetto di referendum popolare il prossimo 19 e 20 maggio. Vi ricordo tutte le notizie e gli approfondimenti sul sito radioveluto.it. La linea torna a te. Grazie Alberto, ed ora passiamo al meteo. Eccole qui le previsioni per domani, martedì 14 maggio, cielo sereno, poco nuvoloso, con precipitazioni assenti, venti impercettibili in mattinata, deboli dai quadranti orientali nelle ore pomeridiane. Le temperature in recupero soprattutto nei valori massimi, le temperature minime comprese tra i 6 e i 10 gradi, le massime tra i 19 e i 23 gradi. Ed ora torniamo in studio. Per i saluti finali, grazie per aver seguito questa edizione del TG di Newsmarket.it. Come sempre noi ci ritroveremo domani per la prima edizione alle ore 12. Buona serata.